Un grande saluto a tutti e volevo ringraziare ancora tantissimo le persone che hanno aderito al progetto La coscienza e il cervello quantico. Questo progetto di ricerca per raccogliere dati sul vostro evoluzione, del vostro stato di emotività, per inserire in questo grande tesi che ho creato per eliminare le resistenze, saranno fondamentali questi dati. Questi dati per me sono fondamentali, quindi a tutti coloro che hanno aderito per questi 90 giorni vi ringrazio e vi volevo dire che ho bisogno che voi mi inviate i vostri dati in forma email, scritto in un file Word oppure attraverso lo smartphone, però non fatemi le fotocopie, diciamo le copie, le fotografie del diario, delle pagine, così, perché è difficile per me, uno, a leggerlo e anche per stamparlo. Due, volevo dire, dovete assolutamente sentirvi liberi di scrivere solo ciò che voi realmente avete sperimentato. Non pensate che c'è ci sono delle risposte giuste o le risposte non giuste. Dovete essere veritieri, dovete proprio scrivere quello che viene. Vi ritroverete che seguendo voi stessi ogni giorno con questa attenzione capirete molte cose della vostra emotività. E poi domenica 1 luglio io farò un webinar di una mezz'oretta, solo una mezz'oretta, dalle 9:30 alle 10 domenica sera, per solo coloro che hanno qualche domanda. Quindi se volete parlare di qualche domanda, se non avete qualche domanda non è pertinente che voi ci siete durante il webinar, ma se avete qualche domanda oppure volete parlarmi di qualcosa, anche dell'emotività, ben venga. Quindi io mi metto a disposizione con la mezz'oretta, riceverete tutti quanti il link per accedere a quel webinar. Allora, coloro che si sono iscritti a questo, diciamo, ricerca, sono coloro che hanno compilato il modulo e anche il questionario e mi stanno inviando una volta alla settimana, scegliete un giorno, domenica, per inviarmi i dati, quei dati preziosi che mi servono per completare già il lavoro fatto. Ok? Quindi vi ringrazio tantissimo e continuate ogni giorno a scrivere. Soprattutto non pensare che vi ricorderete il giorno dopo, perché non vi ricorderete, perché noi non abbiamo una mente che ricorda cosa abbiamo provato tre giorni dopo, è impossibile. Quindi al momento io vi dico, se vi tenete il vostro smartphone e lo scrivete lì anche in un file e poi me lo mandate, è meglio, perché così abbiamo proprio i dati più reali possibile, ok? Quindi grazie a tutti i partecipanti di questa ricerca, la coscienza e del cervello quantico, perché io a studiare per quale motivo le persone non andavano verso il loro benessere, rifiutavano categoricamente, proprio come un muro, di andare verso il benessere oppure anche di concepirsi guariti da questa malattia oppure di andare verso la loro libertà e salute e staccarsi da questo dolore qua. Studiando questo, e io lo dico così perché è successo così, mi sono inciampato in una soluzione che apre un nuovo scenario, che sarà una cosa che in futuro sarà veramente meraviglioso, io spero, per tutti. È esattamente come lo era il protocollo messo in internet nel 2011,
come la scoperta della resistenza, come la scoperta della matrix del dolore. Adesso questo è nuovo, diciamo, meccanismo. Io vi dico solo che eliminerà anche il subconscio. È come un bypass per eliminare il subconscio che parla in negativo. Dicendo già solo questo vuol dire che tutto quel parlarci male e bloccarci assolutamente cesserà di esistere per voi dopo. E questa è una cosa molto grande, perché non esiste motivo per cui le persone dovrebbero restare nel dolore, tranne dovuto alle nostre mani, dovuto a ciò che noi siamo disposti o non disposti a fare per noi stessi. E per quale motivo? Perché siamo noi che con le nostre azioni portiamo avanti la guarigione dalla fibromialgia. Io sono guarita perché non avevo quel diciamo subconscio che mi parlava in una maniera negativa, oppure condizionamenti al dolore, oppure l'accettazione del dolore. Quindi ciò che ho fatto era di studiare per quale motivo per me è stato possibile, è possibile creando un protocollo di sana pianta e implementandolo in 6 mesi, e ho estrapolato molto caratteristiche e del perché di certi fattori, e lì sono inciampata, che ha fatto sì che io potevo, e lì sono inciampata in una cosa che è veramente per me stupefacente. E i vostri dati sono importantissimi, e lo saranno molto per un futuro migliore, io credo, per tanti. Quindi vi ringrazio tantissimo, e inviatemi quei dossier una volta alla settimana, ok? Grazie a tutti, ciao.